E adesso parliamo di un disturbo, di una malattia vera e propria, la cleptomania, rubare senza averne bisogno, magari gettando l'oggetto sottratto, rubato, subito dopo. Pastelli, utensili per la casa, ma anche cosmetici, piccoli oggetti che spariscono da negozi e supermercati, rubati da soggetti insospettabili, in una parola cleptomani. Il cleptomane può essere una persona apparentemente irreprensibile, anche un professionista. È una persona che ha un impulso invincibile a prendere della roba in negozi. Si differenzia dal ladro perché nel caso del ladro il furto è un mezzo. Nel caso della cleptomania il furto è l'obiettivo, il fine a se stesso. Niente furti con scasso o con destrezza. Spesso il cleptomane è una persona che potrebbe permettersi ciò che sottrae. Ma allora, perché ruba? C'è un nucleo di psicosi, cioè un difetto del contatto con la realtà, una difficile comunicazione. La persona è isolata. In quel momento parla con se stessa ed è la persona che non esita ad attuare questo comportamento furtivo pur sapendo che può pagarne delle conseguenze. Quali sono gli articoli più rubati? Gli articoli più rubati sono ovviamente articoli piccoli, quindi facilmente occultabili, per esempio creme per viso, batterie, anche questo, e lamette. Prima del furto la tensione, poi il sollievo, infine l'immancabile senso di colpa. Quello del cleptomane è un vero e proprio circolo vizioso che nemmeno la paura di essere scoperti riesce a spezzare. Ben più di un vizietto, una malattia, ma diagnosticarla non è semplice. La persona in genere non va dal medico, non c'è un'istanza di salute. Vanno i parenti perché la persona può aver dato scandalo, può essere stata sottoposta a un processo penale, è una persona che comunque ha rovinato i suoi rapporti sociali. Non esiste un'unica cura, ma riconoscere il problema è già un primo importante passo. Noi abbiamo in genere la tendenza, il protocollo, di usare degli antidepressivi in forma leggera, però ben tollerabile, con dei farmaci tipo benzodiazepine o neurolettici blandi e applichiamo una psicoterapia per fare in modo che la persona riesca a vincere questo impulso. Una vittoria per appropriarsi finalmente solo di se stessi.